Buonasera a tutti, grazie. Penso comprenderete come non mi sia possibile cominciare a introdurre questo incontro senza nominare e ricordare il nostro caro maestro e amico Alberto Sorrosa, che avrebbe presieduto certamente questo incontro se non fosse, ahimè, venuto a mancare. D'altronde è l'interesse che il nostro dipartimento, che gli studiosi che compongono il nostro dipartimento hanno per Calvino nasce certamente in larga misura dall'insegnamento di Sorrosa, dalla considerazione eccezionale, straordinaria che Sorrosa ha avuto di Calvino, ricordato, faccio soltanto un esempio, nella storia europea della letteratura italiana, come la figura che chiude nella maniera più significativa l'età dei classici contemporanei, proponendo alla lettura un modello lucidamente razionale, fondato sulla ricerca e sul fare, un alto livello fantastico, immaginativo e contemporaneamente un alto livello razionale. Insomma, concludeva Alberto, nella figura di Calvino scorgiamo una sintesi del tutto eccezionale nella storia delle nostre lettere. Sulla scia di questo insegnamento il nostro dipartimento si è dotato di una peculiare struttura di ricerca, il Laboratorio Calvino, al cui lavoro concorrono altre università, Milano, Milano Bicocca e Oxford, una struttura ideata da Laura Di Nicola, questo ringraziamento deve essere porto con grande calore, in contatto con la famiglia. Tra gli scopi del laboratorio, oltre a quello naturale dell'approfondimento e della promozione degli studi, c'è la valorizzazione e la tutela del patrimonio librario del Fondo Calvino, donato al Dipartimento, tutela che si troverà attuazione in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale. Molti sono gli studiosi che sono presenti nel Comitato Scientifico, direi tutti coloro che oggi interverranno. Mi limito a rammentare, insieme con Laura Di Nicola, gli altri membri del comitato direttivo, ossia Mario Barenghi, Bruno Falcetto e caro Martin McLaughlin. Darei a questo punto decisamente inizio al dibattito presentandovi Francesca Rubini, che è stata la nostra segnista triennale, studiosa in particolare di forme narrative del secondo Novecento e mi fa piacere ricordare tra sue importanti pubblicazioni, quella già uscita su Fausta Cialente e quella in corso di pubblicazione su
Italo Calvino nel mondo, opere, lingue, paesi. Prego. Grazie. Dunque, quando si è incerti su come cominciare un discorso, una delle strategie più prudenti è cominciare dall'inizio. Ma Calvino ha molti inizi, divergenti, incrociati. Uno di questi inizi è Cesare Pavese. Italo Calvino e Cesare Pavese, e questo dice molto sul rapporto di Calvino con i suoi classici, raramente si trovano d'accordo, quindi quando succede è un elemento da rilevare. Nel 1943, nel diario, Pavese scrive: «La poiesis italiana ama le grandi strutture fatte di piccoli capitoletti, di parti brevi e sugosissime, i frutti dell'albero. Dante, i brevi canti, Boccaccio, le novelle, Machiavelli, i capitoletti delle opere maggiori, Vico, gli aforismi della scienza nuova, Leopardi, i pensieri dello Zibaldone, eccetera. Per non parlare del sonetto. Per questo è poco narrativa, dove si richiede lunga distensione sgorgante, romanzo russo, romanzo francese». Ecco, per Calvino letteratura italiana e riconoscimento di una tradizione letteraria italiana parte forse anche dalla adesione a questa nota, a questa lettura di Cesare Pavese, e quindi dal riconoscimento di una struttura e di una serie di proprietà specifiche. 10 anni dopo questa nota di diario, nel 1953, in mancata fortuna del romanzo italiano, Calvino afferma che la letteratura italiana, il suo romanzesco, là fuori dai romanzi, sparso nei primi novellieri e cronisti e comici, fino al Porta e al Belli, e dai sommi canzonieri fino a Leopardi. Molti anni dopo, nel 1985, a beneficio degli studenti di Harvard che magari potevano averci fatto un po' meno caso, avrebbe probabilmente ripetuto nella lezione Rapidità che la sua predilezione per le forme brevi, nella sua predilezione per le forme brevi, non faceva che seguire la vera vocazione della letteratura italiana, povera di romanzieri, ma sempre ricca di poeti, i quali, anche quando scrivono in prosa, danno il meglio di sé in testi in cui il massimo di invenzione e di pensiero è contenuto in poche pagine. Questa permeabilità e centralità delle forme brevi è il primo segnale di autoriconoscimento nella tradizione letteraria italiana. Calvino ha molto ragionato su come situarsi in rapporto sia alla letteratura italiana che alla letteratura mondiale, perché i due riconoscimenti non possono essere separati. La sua volontà di superare senz'altro la vocazione regionalistica propria di molti scrittori italiani e di emanciparsi da ogni forma di contingenza ambientale non esprime però un semplice rifiuto di un'appartenenza nazionale, ma la volontà di declinarla in maniera personale, positiva e rinnovata. La stessa aspirazione al cosmopolitismo non è per lui una scelta alternativa all'espressione dell'italianità. Il senso e il valore di questa specificità nazionale, quella italiana, è per Calvino la capacità di verificare il proprio contributo nella dimensione universale e quindi verificare se davvero gli italiani sono indispensabili nel confronto con gli stranieri e gli stranieri indispensabili nel confronto con gli italiani. Allora, qual è la prima qualità originale che la letteratura italiana può offrire in questo confronto, in questa verifica sul piano della letteratura mondiale o quantomeno occidentale? La prima qualità della letteratura italiana è, l'abbiamo visto, questa pulviscolarità delle sue forme, in cui si perde e talvolta riaffiora la tensione romanzesca. E da questo deriva una seconda qualità che non ci sorprende affatto. Nel 1982, in un convegno sulla traduzione, Calvino dichiara:
dichiara, diciamo, che l'altro grande apporto degli scrittori italiani a una riflessione universale sulla letteratura ha a che fare con la questione della lingua. Perché la scrittura in prosa e in poesia viene considerata dagli scrittori italiani senza alcuna distinzione di postura linguistica, secondo Calvino. In Italia il rapporto con la parola è essenziale, dichiara, non solo per il poeta, ma anche per lo scrittore in prosa. Come il poeta, lo scrittore di prosa italiano ha un'attenzione ossessiva alla singola parola, al verso contenuto nella sua prosa. E questo elemento ricorre spesso quando Calvino parla della sua lingua e della sua scrittura, e non solo a livello linguistico, almeno per le città invisibili, questa sovrapposizione tra scrittura in prosa e scrittura in poesia interessa anche la concezione stessa delle tessere testuali e dell'opera nella sua struttura. Questo approccio, se vogliamo, alla questione della lingua aiuta a capire perché, e cito, caratteristico della letteratura italiana è il considerare in un unico contesto culturale tutte le attività artistiche, così come è perfettamente naturale per lo scrittore di fiction che lo scrittore di fiction tenga presente nello stesso discorso poesia in versi e romanzo. Ho citato da un incipit scartato delle lezioni americane. C'è poi un altro punto, ancora più difficile, più radicale per Calvino, ed è la definizione di una vocazione profonda della letteratura italiana, che Pavese definisce cerebrale e argomentativa. Calvino forse avrebbe preferito speculativa e enciclopedica. L'opera letteraria come mappa del mondo e dello scegliere. E arriviamo proprio al cuore del nostro incontro di oggi, del ciclo di incontri pensati da Laura e Nicola. La civiltà italiana, anzi, come ci ha insegnato Vasor Rosa, il gene nazionale italiano ha espresso una concezione enciclopedica della letteratura come campo di tensione conoscitiva che contamina e contiene necessariamente altri saperi. Questo aiuta a capire, forse, perché l'autoriconoscimento di Calvino come autore italiano si consolida nel tempo. È molto meno argomentato, stratificato e denso nei primi anni della sua militanza culturale. Si accende, forse addirittura si chiarisce, a partire dalla fine degli anni 70. Nel 1968, in quella che diventerà una delle due interviste su Scienza e Letteratura, dichiara: «Devo dire che negli ultimi tempi, forse per il tipo di cose che mi sono messo a scrivere, la letteratura italiana è diventata per me più indispensabile di quanto non lo fosse prima. In certi momenti ho la sensazione che la via che sto seguendo mi riporti nel vero alveo dimenticato della tradizione italiana». L'anno dopo, nel 1969, in un'intervista dichiara che «credo che i miei ultimi libri, che sembrano i più cosmopoliti, in realtà sono molto radicati a una linea della letteratura italiana che parte dai primi secoli, che sia pure discontinuamente si prolunga fino ad oggi». Sono questi gli anni in cui Calvino costruisce nuovi strumenti conoscitivi e narrativi che rendono instabile non solo la linearità progressiva del discorso, ma soprattutto la linearità progressiva definita e riconoscibile dei campi del sapere. Gli anni in cui inizia a dichiarare e motivare la sua identità di autore italiano sono quelli in cui guarda fuori dalla letteratura, non solo per cercare nuovi temi, nuove storie, ma soprattutto per cercare di riferire all'invenzione letteraria dei sistemi di formalizzazione che derivano da altre forme di conoscenza. Perché forse proprio in questo momento, che più di prima ha bisogno della tradizione italiana, dei classici italiani e del suo rapporto nevrotico con la lingua italiana. Questo è in apparente contraddizione con la sua biografia intellettuale, perché dagli anni 70 Calvino, che a lungo non vive neanche in Italia, è uno scrittore ormai pienamente cosmopolita che non si limita più ad adattare le sue opere scritte in italiano ad un contesto mondiale, ma comincia ormai a concepire le nuove opere per un pubblico internazionale e si confronta quotidianamente con un orizzonte di relazioni, di scambi assolutamente sovranazionali. È proprio il momento in cui, quasi per contrasto, la critica comincia a riconoscerlo come autorevole sponda di una coine mondiale il cui stemma è rappresentato dall'opera di Borges.
In un'intervista del 1984 dichiara: il fatto di essere uno scrittore italiano che non indulge a nessuno dei luoghi comuni che gli stranieri si aspettano dagli italiani non mi ha mai fatto sentire il bisogno di spiegare come e perché io non potrei essere altro che italiano. E allora mi accorgo che forse non volevo cominciare dall'inizio ma dalla fine, dagli anni 80, dal 1985, quando Maria Corti nell'ultima intervista chiede: come ti trovi dentro la letteratura italiana d'oggi? E Calvino risponde: riconsiderando il complesso di quel che ho fatto e detto e pensato, in bene e in male, devo concludere che la letteratura italiana mi va benissimo e non potrei immaginarmi che nel suo contesto. Quindi cominciare dagli anni Ottanta, proprio dal 1980, quando Calvino organizza la sua biblioteca a Roma, nella casa di Campo Marzio, e lo fa arrivato a questo punto del suo rapporto di analisi e di autoanalisi della storia della letteratura italiana. E quindi, dove si trova la letteratura italiana nella biblioteca di Calvino? Temo che non si veda molto, ma ci proviamo. La letteratura italiana si trova in diversi punti di questa grande mappa della conoscenza di cui Laura De Nicola ha molto scritto e di cui ha parlato nel primo degli incontri di questo ciclo. Quindi dove si trova la letteratura italiana? Dentro l'enciclopedia Calvino e dentro questa mappa di conoscenza raccontata dai suoi libri. I contemporanei italiani si trovano molto decentrati. Se riuscite a percepire, c'è una banda azzurra in alto. E si trovano fuori mano nella libreria collocata nel salone, ma nello scaffale più in alto, irraggiungibile senza l'ausilio di una scala. Non sono quindi di consultazione quotidiana, abituale. I classici, invece, si trovano in una posizione privilegiata. I classici italiani si trovano all'inizio. Secondo la lettura di Laura De Nicola, si trovano esattamente dove la biblioteca comincia, ed è un poligono irregolare di colore arancione in basso nella parte sinistra della biblioteca, degli scaffali assolutamente accessibili, comodi, da cui potrebbe aver cominciato a ricostruire la sua biblioteca dopo il trasferimento da Parigi ed arrivo a Roma. Si distinguono 5 scaffali in questo poligono. Il primo scaffale è in basso a sinistra. La lettura di questi scaffali va infatti dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, ed è anche questa un'ipotesi di lettura forse di tutta la libreria, sempre citando i lavori di Laura De Nicola. Quindi il primo di questi scaffali è lo scaffale di Dante, che è l'inizio dell'inizio. Il Dante che viene studiato a scuola, infatti ci sono delle edizioni della fine degli anni 30 e dei primi anni 40, ma anche il Dante letto negli anni, rappresentato dalle edizioni degli anni 60. E nello stesso scaffale ci sono Dante, Petrarca, Boccaccio, Cavalcanti, ma anche Leonardo e Michelangelo, e c'è il migliore. Il secondo scaffale, che si trova subito sopra, è invece lo scaffale di Boccaccio e della letteratura italiana delle origini. Contiene quasi esclusivamente testi compresi tra il XII e il XIV secolo e registra l'affermarsi della letteratura volgare italiana. È uno scaffale però principalmente antologico. Ci sono infatti molte più raccolte, molte più antologie, piuttosto che opere, diciamo così, chiuse dal loro autore. Prevalgono in qualche modo dei quadri storiografici, e in questi quadri storiografici emergono alcuni dei nuclei della letteratura italiana delle origini. Le origini del narrativo italiano, con Boccaccio, ma anche con Franco Sacchetti, il 300 novelle, e poi con il novellino. Emergono le origini della poesia italiana, con i sonetti della scuola siciliana, i poeti del 200, l'antologia della poesia italiana dalle origini al 300, il tesoretto, i cantari del 300, la Divina Commedia. E poi le origini della prosa italiana. Troviamo il libro dei vizi e delle virtù di Bono Giamboni,
il Milione già citato, i cronisti del 300, Baldassar Castiglione e, apparentemente fuori posto, le prose del Tasso. Molte delle opere che sembrano fuori posto in realtà sono trainate dal legame della collana, in quanto ci provo, ma non so quanto siano visibili i volumi, parleremo poi dell'importanza delle collane di questi scaffali. Infine, addirittura, c'è qualcosa che racconta il romanzesco, questo romanzesco carsico, e quindi c'è la Vita Nuova, il Filostrato, il Filologo. E quindi, in qualche modo, l'inizio anche di una narrativa avventurosa, romanzesca, scritta in prosa volgare. Passiamo al terzo scaffale, che invece si trova più verso il centro della biblioteca. E questo è lo scaffale di Ariosto e del Rinascimento italiano. Quasi tutti i volumi appartengono al XVI secolo, gli autori più rappresentati sono Ariosto e Machiavelli, ma anche Pietro Aretino, e si segnala la presenza ancora una volta di Leonardo da Vinci. Da un punto di vista cronologico lo scaffale però ruota intorno agli anni 60 del Novecento, perché la maggior parte dei volumi, in questo caso, sono del Novecento, degli anni 60 del Novecento, e sono di matrice einaudiana. È interessante che la maggior parte dei volumi di Machiavelli e di Ariosto siano pubblicati fra il 1960 e il 1966, quindi negli anni in cui si concentrano le scritture di Calvino su Ariosto. Un'eccezione importante però è l'edizione dei millenni dell'Orlando Furioso, pubblicata nel 1950, pubblicata e curata da Elio Vittorini. Il quarto scaffale è lo scaffale dell'età barocca, uno scaffale anche questo nuovamente antologico, dedicato alla letteratura italiana fra il XVI e il XVII secolo, con poche eccezioni. Ci sono ancora isolate presenze di Ariosto e di Boccaccio, c'è anche un'edizione americana del Decameron, tanto per segnalare comunque sempre una tendenza, anzi una costante anomalia, e poi c'è ancora anche qui Machiavelli di nuovo e Tasso. Gli autori più rappresentativi, però più rappresentati, sono Giambattista Basile e Marino. Lo scaffale in qualche modo accoglie quindi, anche in questo caso, ricostruisce un quadro piuttosto completo della letteratura italiana del periodo. Segnaliamo anche la presenza del Pentamerone di Basile con prefazione di Italo Calvino. E infine il quinto scaffale, uno scaffale invece praticamente monografico con due anime, lo scaffale di Leopardi e di Manzoni, che si presenta stranamente compatto e omogeneo. Ci sono ben 15 volumi di Leopardi, 14 volumi di Manzoni. E nel caso di Leopardi sembrerebbe anche essere lo scaffale utilizzato in qualche momento della sua storia per le lezioni delle lezioni americane. E nel caso di Manzoni è anche significativo rilevare che è l'unico scaffale di questa biblioteca in cui troviamo i suoi libri, per il resto dobbiamo cercarlo invece nei libri che erano stati depositati presso la casa editrice Einaudi e appartenevano al nucleo della biblioteca di Torino. L'incontro emblematico fra Manzoni e Leopardi, che nella dimensione della scrittura avviene nel 1973 nella conclusione della conferenza Il romanzo dei rapporti di forza, dove c'è un bellissimo confronto tra Leopardi e Manzoni che danno due risposte opposte alla crisi della cultura settecentesca, due risposte e due vie, tra cui Calvino per la prima volta sembra in difficoltà, data questa sua predilezione per Leopardi e il suo difficile confronto con Manzoni. Sul piano invece dei volumi, questo è il luogo in cui i due autori si incontrano. Le linee di forza, quindi, di questo quadrilatero irregolare sono innanzitutto, abbiamo detto, le collane di classici, perché la maggior parte dei libri raccolti appartengono ai classici italiani della Zanichelli, ai classici della Mondadori, ai classici Ricciardi,
di Einaudi, ai classici Rizzoli, ai grandi classici Salani, alla nuova raccolta di classici italiani annotati di Einaudi. Lo sguardo di Calvino sulla letteratura è sempre uno sguardo che considera contemporaneamente anche i discorsi sulla letteratura, e fra questi quello editoriale è senz'altro uno dei più importanti, perché forma la sua esperienza di lettore e di operatore culturale. L'altra linea di forza è la ricostruzione di una cronologia, quindi un andamento evidentemente diacronico, seppure con continui ritorni e riflessi. Emerge su tutto questa attenzione alle forme, alle proprietà molteplici della letteratura italiana nella sua corrente pulviscolare, per cui ai grandi autori sono affiancate le antologie di anonimi o di minori, la poesia, la prosa, la cronaca attraversano gli scaffali e i tomi, registrando la formazione di questo campo di forze, di questa galassia in cui vengono costruite le ramificazioni, in cui la letteratura italiana si offre non solo e non tanto come insieme ordinato di strumenti, ma come rete interconnessa di conoscenze e di potenzialità. La sua posizione nello spazio della biblioteca, quindi, forse è il vero inizio per provare a studiare il ruolo della letteratura nell'Enciclopedia Calvino, perché la letteratura stessa è per Calvino una questione di spazi contrapposti, di confini indefiniti e di limiti. Per questo la scrittura è una sfida del limite. L'importanza dei classici è ribadita nelle pagine di Calvino dall'ostinazione con cui l'autore cerca di far passare la lingua attraverso una fessura sempre più piccola, uno spiraglio tanto sottile da costringere la scrittura a farsi filigrana. È quello spazio affilato, incerto, inesauribile, che separa e che resta fra tutto quello che è stato già detto e tutto quello che non è possibile dire. Grazie Francesca Rubini. Do la parola a Luca Marcozzi, che apparentemente potrebbe essere considerato un ospite, ma in realtà non lo è, perché è un figlio della Sapienza che noi abbiamo spedito a Roma 3 per tirarla un po' su. Potrei cavarmela utilizzando il topos, peraltro corretto. Luca Marcozzi non ha bisogno di presentazione, però no, per dovere professionale ricordo alcuni titoli, quelli che così mi hanno colpito di più: il lessico critico petrarchesco, un libro su Dante, questi sono anche curatele, no? Sì, sono curate da lui, e Dante e il mondo animale, curato con Crimi, contributi numerosi. Mi fa piacere citare la sua partecipazione a vari cicli di letture dantesche che hanno coperto vari canti e così via. E confesso, leggo qui e colgo l'occasione per complimentarvi, che Luca è stato Fulbright Distinguished Lecturer all'Università di Notre Dame. Quale? Quella di America. Quindi, allora, prego. Grazie Giorgio per la amichevole presentazione. Non so se così si sente o meglio usare questo. Grazie per la amichevole presentazione. Quando parlo io non mi sente nessuno. Andate anche avvertito. Davvero grazie, sono molto contento. Io ero sempre seduto più o meno lì quando venivo a lezione qui insieme a Laura, Sonia e altri, quindi è il nostos, diciamo, per me questa occasione e tutte le altre comunque, perché insomma si continua a collaborare su molti fronti con Giorgio e la grande scuola che ha Giorgio fa capo. Dunque, davvero non sapevo dove iniziare, comunque parlerò un po' del Calvino critico. Parto dalla raccolta Perché leggere i classici, pubblicata postuma nel 91, che è una raccolta
di saggi di varie occasioni in cui gli autori della letteratura italiana non sono moltissimi. Quegli scaffali sono molto importanti, tutti hanno un loro precipitato, diciamo così, nell'opera di Calvino, però in questa raccolta, sui 40 capitoli che compongono il volume, due sono dedicati ad Ariosto, due a Montale e uno ciascuno ad autori come Girolamo Cardano, Galilei, Gadda e Pavese, in tutto sei autori. Non figurano autori delle origini, che hanno un ruolo fondamentale nelle sue letture, manca Marco Polo, non c'è nessuno nelle tre corone, non ci sono quei romanzi di avventura, quella narrativa delle origini che, come sappiamo, come abbiamo visto al bell'intervento di Francesca Rubini, hanno un peso anche nella sua libreria. La figura di Dante non compare fra i classici di Calvino. Sappiamo che, conosciamo la sua passione per Ariosto, sappiamo che considerava Galileo il più grande prosatore italiano, come appare da una sua intervista sull'Approdo letterario del 1961, su cui tornerò, ma rispetto al canone dei classici ci sono alcune infrazioni, alcuni silenzi. È chiaro che il ruolo di molti autori è spesso importante sotto traccia, questo, diciamo, non so quanto è significativa o sorprendente questo numero non rilevante di classici italiani fra i classici per cui Calvino dedica attenzione, peraltro in una raccolta di interventi di varia natura e provenienza, e questi autori italiani sono accomunati da alcune delle caratteristiche stilistiche meglio definite nelle lezioni americane, spesso dall'adesione ai meccanismi e agli obblighi del linguaggio scientifico, che per Calvino è un aspetto della massima importanza. Dante possiede alcune di queste caratteristiche, ma forse non vi sono riconosciute appieno, perché io credo, perché all'epoca in cui Calvino scriveva i saggi che poi sono stati raccolti qui, uno dei tratti della commedia che più risaltava nelle letture critiche era quello della versatilità espressiva, del plurilinguismo, del polistilismo, che non è necessariamente un valore in sé per il nostro autore, che è così lineare nel registro. Detto delle assenze, vediamo chi c'è. Diciamo anche che questi saggi registrano l'evoluzione del pensiero di Calvino in merito alla letteratura in generale, non solo quella italiana. Calvino apprezza in questi saggi le stesse qualità che avrebbe considerato essenziali nelle lezioni americane. Mi soffermo solo su Girolamo Cardano, una definizione fulminante relativa alla sua precisione, uno scrittore genuino, cito, che cercava di catturare con le parole qualcosa che sembrava eluderle, quindi la esattezza, il piglio delle parole sulle cose. Dante poi è recuperato in questi saggi attraverso Borges e con l'idea di metaletterarietà dell'episodio di Paolo e Francesca, Manzoni comunque citato in quanto autore preferito di Gadda, ma non compaiono riflessioni dedicate direttamente a loro. Manca Cavalcanti, cioè Cavalcanti che invece è così importante, come sappiamo, per le lezioni americane. Nell'elenco dei libri della biblioteca di Calvino ci sono due edizioni di Cavalcanti, ci sono i Poeti del 200, Frescobaldi, Congiolieri, c'è anche Petrarca con il canzoniere nell'edizione Carducci Ferrari e anche con una tradizione francese, ed è ben rappresentato anche il poco Petrarca latino che si leggeva fino agli anni 80, Secretum familiari e senili. Non il De Remedis, che non aveva edizioni all'epoca, per esempio. Allora, io credo che Calvino determini il suo giudizio sui classici italiani soprattutto in relazione allo stile. La grande dicotomia critica di quegli anni fra espressività e plurilinguismo da un lato, esclusività e monostilismo dall'altro, quella fondata nella riflessione critica degli anni 60, all'ingrosso la linea Dante, Folengo, Scapigliatura, Gadda contro la linea Petrarca, Arcadia, Leopardi, è forse anche produttiva, attiva in Calvino, però Calvino non considera i fatti di lingua in sé, li considera più, diciamo, considera più i caratteri dello stile, che sono più complessi e chiamano in causa diverse variabili. Di Petrarca, per esempio, Calvino riconosce il ruolo fondamentale nella tradizione lirica, il legame con Leopardi, e considera
questo ruolo in una lettera del 1964 a Mario Boselli, che è piuttosto importante perché è una reazione di Calvino a una lettura del tutto indipendente di un suo racconto, Smog, pubblicato qualche anno prima. È molto importante perché Calvino affronta anche la metodologia della critica stilistica a cui è sottoposto il suo racconto, ma insomma quello che ci interessa è la considerazione dell'aspetto linguistico nella tradizione poetica italiana. Calvino parla del suo traduttore francese e scrive che ci sono in Amori difficili e anche in Smog alcune brevi descrizioni del paesaggio su cui il traduttore francese ha difficoltà, e per spiegare al traduttore francese cosa intendeva dire inizia citando Leopardi, cito: è chiaro nella valle il fiume appare, e fa qualche lezione, dice: ho improvvisato delle lezioni sull'importanza della singola parola nella poesia lirica italiana da Dante a Petrarca in poi. Tutte cose, continua, poi sintetizzo la citazione: se sei a Parigi puoi farla franca, ma quando torni in Italia non puoi eludere questi aspetti. Dunque vediamo tanto il legame fra Petrarca e Leopardi, quella linea così evidente che caratterizza la lirica italiana. Vediamo però anche il pesante condizionamento che questa precisione, questo dettaglio linguistico esercita sui poeti e sugli scrittori, in un certo senso la sua disfunzionalità, che solo una traduzione in un'altra lingua riesce a svelare. Cioè la precisione della singola parola è, mi sembra di poter dire, che sia nel suo complesso un problema, un aspetto negativo. Più importanti dell'aspetto linguistico, lo stile nasce da aspetti più importanti della singola parola, fattori complessi, la forza espressiva. Alla compiuta realizzazione dello stile convergono diversi aspetti. Petrarca, che personifica quella linea stilistica che dà peso alla singola parola o alla precisione delle scelte lessicali, si trova come pietra di paragone negativa rispetto a Cavalcanti in un saggio dal titolo molto chiarificatore, La penna in prima persona, pubblicato in francese nel 1977 e poi come introduzione a una mostra di disegni di Saul Steinberg nel 1982. Calvino medita sul celebre sonetto Noi siamo triste penne sbigottite di Cavalcanti, e Calvino descrive Cavalcanti come il primo poeta ad aver considerato gli strumenti e le azioni del suo lavoro. Scrive Calvino che con questi versi, cito, Guido Cavalcanti apre la poesia moderna, la apre e la chiude. Dopo di lui i poeti preferiscono dimenticare che mentre scrivono stanno scrivendo e non facendo qualcos'altro. Infatti, poi dice, dopo Cavalcanti bisognerà aspettare Mallarmé perché un poeta possa realizzare che il luogo in cui si svolge la sua poesia è la carta vuota protetta dal suo candore. Fa comparire la materialità della scrittura, è un'apologia del realismo dell'invenzione, nulla è più concreto del momento in cui la scrittura poetica celebra se stessa come atto senza intermediazioni, in cui una reale azione, un oggetto, l'inchiostro sulla carta, descrivono con esattezza un processo reale. Il polo opposto rispetto a questo, che non è realismo, ma è realismo dell'invenzione, cioè il momento, Calvino cerca di cogliere il momento in cui l'invenzione letteraria ha un dato oggettivo e concreto di realismo, per l'appunto. Il polo opposto, quello dell'artefazione, è costituito da Petrarca, il quale Calvino, proprio in questo saggio su Cavalcanti, scrive che, cito più o meno, diciamo, per più di 300 sonetti Petrarca ci vuole far credere che cammina nella campagna all'aperto, sopraffatto da angoscia e sofferenza, mentre invece è comodamente seduto nel suo studio con il suo gatto sulle ginocchia, intento, tutto soddisfatto, a perfezionare i suoi versi. E quindi, diciamo, queste finzioni sono demolite, anche in relazione al fatto che quelle di Cavalcanti erano sembrate a Calvino versi di reale sofferenza. Il sonetto parla di dolori, scrive Calvino. E siamo già dentro le lezioni americane di qualche anno dopo, in cui questo paragone fra i due poeti, fra i due poli positivo della concretezza e tutto sommato della veridicità,
lasciatemelo definire, realismo dell'invenzione, e invece la finzione, no? Da una parte la veridicità a cui la letteratura dovrebbe tendere, dall'altro la rappresentazione, diciamo, e qui ancora Cavalcanti e Petrarca assumono le vesti di contendenti, ovvero in maniera indiretta, perché Petrarca lirico nelle versioni americane non c'è, però c'è in una delle pagine preparatorie delle lezioni americane, poi le molte pagine preparatorie di queste conferenze, appare Petrarca, viene citata la prima quartina del sonetto 246, Laura che il verde laura e laure crine, il quale secondo Calvino si allontanerebbe da Dante senza avvicinarsi a Cavalcanti, e Calvino a buon occhio, pur non frequentando molto Petrarca, perché il sonetto contiene un sintagma nettamente dantesco, candida rosa, un riferimento diretto al Dante Edenico con un sintagma dolci parole che lo chiude, e un soavemente sospirando dell'aura che lo riconnette alla stagione stilnovistica delle rime giovanili di Dante e di Cavalcanti. Cavalcanti è molto presente nel canzoniere di Petrarca, ma qui c'è ben poco. Dunque Petrarca è troppo artefatto per essere davvero leggero e per essere davvero esatto: le ripetizioni, le serie descrittive, la precisione della parola, il dettaglio espressivo, la reiterazione, la dittologia, nella visione di Calvino sono, penso di poter dire, che siano visti come stratagemmi finalizzati a eludere la realtà, che non tentano di catturarla, di restituirne i contorni, piuttosto li sfumano in una serie di nebulose denominazioni, ne annebbiano la concretezza, la privano di esattezza. Al contrario, Cavalcanti è poeta eponimo nelle lezioni americane della leggerezza, ma, come sentito prima da Giorgio, dovrebbe esserlo forse più dell'esattezza. Però Calvino, stimolato dalla novella di Boccaccio, dall'invenzione del personaggio Guido, colui che leggerissimo era, dell'austero filosofo che salta fra le arche per prendersi gioco della brigata, lo connette, diciamo, a questo valore letterario. Anche perché, e forse direi soprattutto, Cavalcanti è il poeta della leggerezza degli oggetti cantati, gli spiriti, la luce, i sospiri, tutto quello che si muove tra l'anima sensitiva e l'anima intellettiva, l'immaterialità di questi astratti che vengono però resi, che sono ovviamente leggeri perché non hanno corpo, non hanno peso, che emergono però nell'espressione di Cavalcanti con esattezza e nettezza di contorno. Dunque Cavalcanti è il poeta della leggerezza, di quella tendenza secondo la quale la lingua si fa un elemento senza peso, che plana sulle cose come polvere, come una nuvola, scrive Calvino, e l'elemento centrale è sempre quello stilistico. Petrarca latino compare ancora in senso negativo nel capitolo successivo sulla rapidità, che si apre con il racconto della leggenda di Carlo Magno, vittima di un incantesimo, innamorato di una ragazza che poi muore e che si porta in camera, la fa imbalsamare con l'arcivescovo Turpino, prova un anello incantato nella bocca del cadavere e Carlo Magno si innamora di Turpino, e Turpino getta l'anello nel lago di Costanza, e Carlo Magno si innamora del lago di Costanza e costruisce lì la reggia di Aquisgrana. E infatti in Petrarca il racconto è un racconto eziologico che serve a illustrare al suo corrispondente Stefano Colonna, Giovanni Colonna, serve a illustrare l'origine della reggia di Aquisgrana. E però Calvino dice che a Petrarca manca la velocità, e agli altri autori rinascimentali che hanno così a Betussi e agli altri autori rinascimentali che hanno narrato la stessa vicenda, che poi è un difetto riconosciuto allo stesso Petrarca, che a Colonna dice: mi sono dilungato in questo racconto. Insomma, allora, la fiducia nella leggerezza e nell'esattezza e nella rapidità che si collega ai due passaggi su Petrarca
con questo mi avvio a concludere, sono i valori, sono tra i valori che Calvino intende, no? E trasmettere, come tutti sappiamo, al nuovo millennio, la fiducia nel futuro della letteratura attraverso, cito, alcuni valori o qualità o specificità della letteratura, cercando di situarle nella prospettiva del nuovo millennio. Il bilancio di questo lascito è stato stilato da uno dei più acuti lettori di Calvino, Alberto Asorrosa, e ci lasciamo ancora una volta guidare da lui. In Scrittori in massa, Asorrosa scrive che nessuno dei valori che Calvino ha proposto è transitato nel nuovo millennio, semplicemente perché la letteratura oggi è una cosa diversa da quella che Calvino aveva praticato e letto e va giudicata secondo criteri differenti. Scrittori in massa, appunto. Il rapporto che Calvino ha con la letteratura è ancora, secondo Asorrosa, quello precedente al tramonto del moderno, sto citando. Quindi non una ricerca individuale basata su connessioni variabili di gusto, ma ancora un'esplorazione che aveva una valenza etica. Quello che si prende dai classici serve al presente, serve al futuro e serve in prospettiva etica. Ma di questo cambiamento però Calvino si era accorto, il cambiamento del valore di prospettiva della letteratura e dell'educazione letteraria. Ancora nella sua definizione dei classici in 14 punti, un articolo del 1981, Perché leggere i classici, parla di Leopardi e della sua educazione, e dice che un'educazione come quella di cui godeva il giovane Leopardi oggi è impensabile, perché la biblioteca di Monaldo si è disintegrata in due sensi: quei titoli sono stati decimati e i nuovi sono proliferati in tutte le letterature e culture moderne. Dunque, conclude Calvino, quello che si può fare è che ognuno di noi inventi la propria biblioteca. In questo senso, visti i valori specifici della letteratura che Calvino ha tentato di consegnare al nuovo millennio, credo di dover concludere citando ancora la sua intervista all'Approdo Letterario, in cui ricordava l'importanza di Galileo come autore di letteratura. Altro passaggio che ci rimanda ad Asorrosa e all'inclusione dei classici del pensiero e della scienza nel canone della letteratura italiana. Asorrosa scrive di Galilei che, appunto, Galileo non voleva scrivere con il dialogo un'opera letteraria, ma il suo modo di porgere la questione scientifica teneva conto della tradizione letteraria e l'autore lo sapeva benissimo. Se questo non accade, è difficile che un'opera scientifica, per quanto grande, possa essere mai letta come un'opera letteraria, perché mancherebbe la norma. È interessante notare che questi due percorsi critici sono paralleli, anche se non nelle date. E Calvino, come autore di letteratura, dagli anni 60 in poi, è affine a un autore come Galilei. Ancora nella intervista del 61 sull'Approdo Letterario, Calvino scrive questo: mi nutro di Galileo, della sua precisione di linguaggio, della sua immaginazione scientifico-poetica. E poi dice ancora che la scrittura è animata da sete di conoscenza, e dice che questa tradizione esiste in tutte le letterature europee, ma nella letteratura italiana è stata dominante in ogni forma, rendendo la nostra letteratura molto diversa da altre. Negli ultimi secoli questa tendenza alla esattezza, alla scientificità, al rapporto con la verità e con l'esattezza è meno frequentata, e dunque la nostra letteratura negli ultimi secoli, perché ha meno frequentato l'esattezza, è diminuita di importanza. E secondo Calvino questa è la vera ma dimenticata fonte della tradizione italiana. Ecco, mi perdonerete la citazione forse troppo lunga, la vera ma dimenticata fonte della letteratura, più di quella poetica, è per Calvino quella della filosofia naturale. Esattezza, scienza, leggerezza, di cui Cavalcanti è sostanzialmente il precipitato ideale, no? Si annidano nell'espressione della razionalità. E concludo ancora con Asorrosa, perché non saprei davvero come dire meglio, che descrivendo la genesi di Lezioni americane,
e mettendola in relazione con lo sviluppo delle idee di Calvino sulla letteratura, scrive: «I valori che Calvino attribuisce alla propria concezione della letteratura sono di una natura un po' speciale. Si tratta infatti di qualità perfettamente fisiche, che meglio si adatterebbero a un corpo nello spazio: leggerezza, rapidità, visibilità, molteplicità, ma è esattamente quello che Calvino desiderava che accadesse in stretto rapporto con il suo modo di fare letteratura nell'ultima parte della sua vita, indicatore di un modo diverso di concepire e fare letteratura di natura fisica», il che ci rimanda appunto alla natura fisica e al realismo dell'invenzione di quel Cavalcanti che apre e chiude la poesia moderna con gli oggetti della sua scrittura. Non saprei come dire meglio, e se dovessi scrivere una voce letteratura in un'enciclopedia Calvino partirei proprio da queste parole di Alberto. Vi ringrazio. Grazie Luca. Allora invito alla presidenza, al tavolo, due colleghi che seguiranno. Primo dei quali è il nostro Marco Grimaldi, che è associato di filologia della letteratura italiana, nonché filologia dantesca, ha una vasta e poliedrica produzione. Mi permetterei di sottolineare in particolare il commento già pubblicato alle rime di Dante all'interno di una importante collana raccolta di opere dantesche, ma anche per l'intelligenza della scelta, il volumetto che raccoglie gli scritti danteschi di Gramsci, intitolato Il canto decimo dell'inferno e altri scritti su Dante. Vi do la parola e mi dispiacerebbe interrompere interventi, ma insomma vi pregherei di stare nel quarto d'ora perché altrimenti andiamo troppo. Prego Grimaldi. Grazie. Si sente? Bene. Ascoltando i colleghi ho pensato che stiamo un po' giocando al gioco delle parole proibite, perché ci sono stati affidati degli autori e quindi rispettiamo il campo che ci è stato indicato. Però evidentemente questi discorsi si intrecciano continuamente per gli autori della letteratura italiana, come abbiamo visto nel primo intervento, ma poi più in generale nel rapporto tra Calvino, i suoi autori italiani e stranieri e la sua idea di letteratura, che significa la sua idea di come lui fa letteratura, ma anche la sua valutazione delle sorti della letteratura alle porte del nuovo millennio, che erano poi gli interrogativi che si poneva nelle lezioni americane, che come sapete erano state preparate ma poi né tenute né pubblicate e uscite postume. Ora mi è stato affidato il compito di occuparmi di Dante e dopo una prima ricognizione ho avuto l'impressione, confermata dai pochi studi sintetici sull'argomento, che a Calvino di Dante non è che insomma non se ne fregava moltissimo di Dante, insomma non gli interessava particolarmente. Questa prima impressione è stata mitigata da uno studio più approfondito. Ora direi, ma sono ancora lontano da una sintesi, magari per la voce, se sarò ritenuto degno di dare il mio contributo, potrò sintetizzare meglio. Direi che fino grosso modo alla fine degli anni 60, inizio anni 70, quindi l'intervista di cui si è già parlato, che è del 68 se non ricordo male, e ancora nelle prove narrative e in alcune riflessioni teoriche dei primi anni 70, Dante resta ancora
nel suo orizzonte per le ragioni che vi farò, che spero di farvi vedere in questi pochi minuti. Poi Dante scompare, scompare e viene piuttosto negato. Ci sono però alcune considerazioni di Calvino che mi fanno pensare che Dante sia appunto più negato che ignorato, nel senso che Dante non corrisponde più a un certo punto alla sua idea di letteratura. Anticipo qualche conclusione, perché Dante fondamentalmente quello che dirà nelle Lezioni Americane, perché Dante è un poeta sistematico, un poeta dell'ordine, un poeta completamente diverso da un poeta come Cavalcanti, come Luca Marcozzi ha esposto perfettamente. Ma facciamo un passo indietro, proviamo a ricostruire questa storia. Non so se si vede ancora, no, non si vede ancora lo scaffale. Per la cortesia di Laura De Nicola ho potuto scorrere l'inventario. Calvino aveva ovviamente molte edizioni dantesche, aveva un sapegno annotato, cosa che mi ha colpito perché ovviamente ce l'avevo anch'io, ma probabilmente quasi tutti hanno avuto un sapegno sì annotato dalla mia famiglia e poi da me stesso, quindi mi aveva colpito questa cosa. Anche edizioni più moderne, alla Vita di Dante di Boccaccio, alla Vita Nuova, tanti strumenti, tanti testi, quindi lo conosce, non poteva non conoscerlo, questo è quasi scontato. Il problema è dove ne parla, dove ne parla. Allora, parto dalla fine, parto dalle Lezioni Americane, perché è il momento di maggiore lucidità, il momento più sintetico. Dunque, nelle lezioni, lo abbiamo già detto, l'ha già detto Luca, Cavalcanti, Luca Marcozzi è il poeta filosofo che si libera dalla presentezza del mondo, dimostra che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre quella che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumosa, aggressiva, scalpitante, rombante, appartiene al regno della morte. In Cavalcanti continua, il peso della materia si dissolve per il fatto che i materiali del simulacro umano possono essere tanti, intercambiabili. Dante, in questo discorso sulla leggerezza in Cavalcanti, viene usato per contrasto, viene citato ma attraverso una intertestualità cavalcantiana, ma quello che interessa sottolineare, che a Calvino interessa sottolineare, è che invece in Dante c'è la realtà concreta. In Dante il peso delle cose, dice, è stabilito con esattezza. E da qui parte per discutere di due vocazioni opposte della letteratura da secoli. Cioè una che tende a fare del linguaggio un elemento senza peso, un pulviscolo sottile, un campo di impulsi magnetici. E l'altra, quella dantesca evidentemente, invece che tende a comunicare al linguaggio il peso, lo spessore, la concretezza delle cose, dei corpi, delle sensazioni. E queste due vie, esplicitamente nelle Lezioni Americane, sono aperte da Cavalcanti e Dante. Anche Dante, dice Calvino, sa esprimere la sua leggerezza, ma la sua genialità, dice, si manifesta nel senso opposto. Forzando un po' le cose, dice Calvino, cito, forzando un po' la contrapposizione, potrei dire che Dante dà solidità corporea anche alla più astratta speculazione, mentre Cavalcanti dissolve la concretezza dell'esperienza tangibile in versi dal ritmo scandito, sillabato, come se il pensiero si staccasse dall'oscurità in rapide scariche elettriche. Fine della citazione. La leggerezza si associa alla precisione e alla determinazione, non certo, dice Calvino, alla vaghezza e all'abbandono al caso, e determina un alleggerimento del linguaggio, una narrazione e un ragionamento che descrivono processi psicologici in cui agiscono elementi sottili, impercettibili, associati a descrizioni con alto grado di astrazione, e una immagine figurale di leggerezza con valore emblematico. E tutto questo
non lo trova. In Dante parla delle visioni dantesche che si presentano come proiezioni cinematografiche, compie un'analogia con il cinema mentale, elogia la sua capacità visionaria mettendolo al pari di Michelangelo e si spinge a dire che sarebbe un pericolo allora smettere di pensare come Dante per immagini. Il punto più importante, uno dei punti più importanti di questo ragionamento è verso nella lezione sulla molteplicità, dove tira un po' le fila del discorso su Dante. Sta parlando della Montagna Incantata, di grandi classici della, della insomma, letteratura moderna, di Flaubert e via dicendo. E dice così: quello che prende forma nei grandi romanzi del XX secolo è l'idea di una enciclopedia aperta, non chiusa, aggettivo che certamente contraddice il sostantivo enciclopedia, nato etimologicamente dalla pretesa di esaurire la conoscenza del mondo rinchiudendola in un circolo. Oggi non è più pensabile una totalità che non sia potenziale, congetturale, plurima. E continua. A differenza della letteratura medievale, che tendeva a opere che esprimessero l'integrazione dello scibile umano in un ordine e una forma di stabile compattezza, come la Divina Commedia, dove convergono una multiforme ricchezza linguistica e l'applicazione di un pensiero sistematico e unitario, i libri moderni che più amiamo nascono dal confluire e scontrarsi d'una molteplicità di metodi interpretativi, modi di pensare, stili d'espressione. Anche se il disegno è stato minuziosamente progettato, ciò che conta non è il suo chiudersi in una figura armoniosa, ma è la forza centrifuga che da esso si sprigiona, la pluralità dei linguaggi come garanzia di una verità non parziale. Come provato, finisco, proprio dai due grandi autori del nostro secolo che più si richiamano al Medioevo, Eliot e Joyce, entrambi cultori di Dante, entrambi con forte consapevolezza teologica. E poi continua spiegando che anche questi grandi cultori di Dante, pur riconoscendo il loro debito, vanno nella direzione di una dissoluzione. Un'opera chiusa, in qualche modo, come la commedia, una enciclopedia nel senso proprio, nella modernità letteraria, per Calvino, non esiste, non può esistere, o meglio, è ciò che noi non amiamo più. È anche una questione di gusto. E persino, appunto, Eliot e Joyce, pur richiamandosi a Dante, lo usano per dissolverlo. Questo è il Calvino, ripeto, delle lezioni americane. Scusate, tenevo il tempo. Questo è il Calvino delle lezioni americane. Se torniamo un po' indietro, quindi siamo alla fine della sua produzione, in un momento in cui ha seguito, qui non mi sbilancio nel giudizio sulle opere letterarie, ha seguito delle strade nuove, delle strade più in sintonia con l'evoluzione della letteratura contemporanea, in una direzione che qualcuno chiamerebbe postmoderna, ma non mi soffermo su queste etichette, è andato in una direzione abbastanza precisa. La sua produzione precedente andava invece verso strade un po' diverse. E infatti, perciò dicevo che secondo me ci sono due periodi, fino al 68-72 e poi quello che succede dopo, durante gli anni 70 e poi negli anni 80. E la fonte principale è proprio quella intervista di cui parlava già Luca Marcozzi. Perché? Non tanto, non solo, anche perché è già stato sottolineato proprio da lui, non tanto in relazione al discorso su letteratura e scienza. Calvino è molto, molto cauto, sì, dice che Galilei è il più grande prosatore, poi
spiega, beh, il più grande prosatore, perché Dante non è un prosatore, cosa sulla quale possiamo, diciamo, della quale possiamo dibattere, ma per lui è un poeta, quindi è giusto dire che Galilei è il più grande prosatore. E il passo è questo, che è, mi sembra il passo centrale di questa intervista. Quando ho detto che Galilei, vabbè, questo lo posso, quel che posso dire è che nella direzione in cui lavoro adesso trovo maggior nutrimento in Galileo, come precisione di linguaggio, immaginazione scientifico-poetica, costruzione di congetture. Galileo, dice Cassola, era scienziato, non scrittore. Questo argomento mi pare facilmente smontabile, dice Calvino. Allo stesso modo, anche Dante, in un diverso orizzonte culturale, faceva opera enciclopedica e cosmologica. Anche Dante cercava, attraverso la parola letteraria, di costruire un'immagine dell'universo, che è quello che lui apprezza di Galilei. Questa, ed è il passo che citava Luca, è una vocazione profonda della letteratura italiana che passa davanti, da Dante a Galilei. L'opera letteraria come mappa del mondo e dello scibile, lo scrive mosso da una spinta conoscitiva che era teologica, era speculativa, era stregonesca, ha già citato Luca. Perché l'ho ripreso? Perché qui Calvino non ha ancora separato i piani, almeno a mio giudizio. Qui Dante, accanto a Galilei, con le, tutte le diversità che sono ovvie, Dante è ancora un modello possibile, proprio per la sua capacità di costruire una immagine dell'universo. La consapevolezza che l'immagine dell'universo creata attraverso la letteratura, come lo faceva Dante, non è più possibile, è una consapevolezza che emerge, almeno a mio giudizio, solo successivamente. Tutte le altre tracce della, e poi finisco così sto nel quarto d'ora, tutte le altre tracce dell'interesse di Calvino nei confronti di Dante sono abbastanza superficiali, cioè il passo famoso delle città invisibili sull'inferno, sul dargli spazio, c'è qualche analogia studiata in alcune delle opere letterarie, la giornata di uno scrutatore, il castello dei destini incrociati e pochissimo altro. Non ho il tempo per dimostrarlo, però ecco, a dimostrazione, insomma, a conferma del fatto che fino a un certo punto Dante può funzionare ancora come generatore di nuova letteratura, c'è una pista che sto seguendo e vorrei scriverne, è uno spunto che mi è stato dato da Valeria Flamini, che ringrazio, cioè pormi il problema, la domanda è se nei nostri antenati, soprattutto, ci sono delle tracce, mi sbilancio molto, ma magari rimando ad una discussione più approfondita, ci sono delle tracce di una rielaborazione della concezione figurale auerbachiana, così come applicata in Dante, nella creazione di personaggi che sono in qualche modo ingabbiati in un loro destino più o meno scelto, e c'è qualche indizio interessante, soprattutto se si legge la nota del 1960 nella quale Calvino rielabora e riposiziona tutta la trilogia dei nostri antenati. È un piccolo spunto, il mio tempo è finito, ma spero di poterlo portare. Due minuti in più. Posso dire qualcosa in più? Va bene, va bene. No, due minuti. Ecco, il punto è questo. Proprio in questa... dunque, 1219... La curiosità. No, la curiosità, anche mia, di sentire che cosa ne pensate. C'è questa nota del 1960, ripeto, che è la nota nella quale Calvino spiega come... che cosa ha inteso fare con i nostri antenati, ridescrive la loro genesi,
il loro il senso profondo e poi dissemina alcune considerazioni che mi pare possano essere riutilizzate nel senso che dicevo, e sono fondamentalmente due le osservazioni che mi interessano. Una in cui dice: ho voluto farne, parlando appunto della trilogia, una trilogia d'esperienze su come realizzarsi esseri umani, e parla poi di tre gradi di approccio alla libertà. Vi leggo il passo così finisco. Ecco, tre gradi, ovviamente nei tre antenati, tre gradi d'approccio alla libertà, e nello stesso tempo ho voluto che fossero tre storie, come si dice, aperte, che innanzitutto stiano in piedi come storie per la logica del succedersi delle loro immagini, ma che cominciano la loro vera vita nell'imprevedibile gioco di interrogazioni e risposte suscitate nel lettore. Vorrei che potessero essere guardate come un albero genealogico degli antenati dell'uomo contemporaneo, in cui ogni volto cela qualche tratto delle persone che ci sono intorno, di voi, di me stesso. Due elementi, allora, che mi interessano in questa chiave. Da un lato, l'idea che la letteratura possa parlare sia dell'io che del noi, che è un elemento che Calvino in un altro passo mette in risalto proprio di Dante, parlando dell'incipit della commedia e sottolineando questo aspetto. Dante vuole parlare di se stesso e di tutti gli altri, che forse può essere una concezione ingenua, ma è esattamente quello che ci dice Calvino. E poi il motivo del realizzarsi come esseri umani. Quei personaggi sono dipinti fermi in una condizione che ne realizza compiutamente il destino. Sono fermi in quella condizione, ma quella condizione rappresenta nella sua totalità il loro destino di esseri umani, colti soprattutto nei loro diversi gradi di approccio alla libertà. E la parola libertà mi interessa per Dante perché è un'idea non solo mia, che senza l'idea della libertà e del libero arbitrio la commedia non funziona, non si muove, e questa mi pare che possa essere una affinità o comunque una eco dantesca, del mondo dantesco, che negli anni 50, prima che Calvino prendesse altre strade, poteva forse ancora risultare percorribile. Grazie. Grazie Marco Grimaldi. Prende ora la parola Monica Storini, associata di letteratura italiana nel nostro dipartimento. Nella sua lunga, vasta attività e produzione spiccano, sembra abbastanza con evidenza, due principali, non esclusivi, territori di interesse, e cioè il Medioevo, con particolare riferimento a Boccaccio, di cui ora parlerà, e le scritture femminili, anche più recentemente. Così, in due monografie che fa piacere citare, sono la prima, si intitola Lo spazio dell'avventura, appunto, peripezie e racconto nel Medioevo, del 97, e poi L'esperienza problematica, genere e scrittura della narrativa italiana del Novecento, del 2005, e poi direi appena uscita, se non mi sbaglio la data, non so, Scritture femminili, teorie, narrazioni, ipotesi per il terzo millennio, uscita in che anno? Nel 2021. Grazie, prego. Grazie infinite, grazie di questa possibilità di tornare a parlare di due autori che amo molto e che molto umilmente credo abbia amato congiuntamente anche colui che abbiamo citato così tanto oggi, perché non possiamo non parlare di lui in questo contesto, che è il nostro amatissimo Alberto Asorrosa.
e che appunto a Boccaccio, a Calvino è già stato detto, ha dedicato tanta parte della sua riflessione. Come è stato ricordato più volte, non si può non partire ogni volta che parliamo della teoria di Calvino dalle lezioni americane, è diventato quasi un obbligo da un certo punto di vista, anche se Calvino ha scritto tantissimo di teoria nel corso della sua esistenza, e lo sarebbe anche per Boccaccio, perché è stato appena ricordato, ci sono almeno due attenzioni significative nelle lezioni americane. La prima dedicata a Cavalcanti, lo abbiamo già detto, la novella quindi 5-9, scusate 6-9 in giornata di motto, che è all'interno della parte dedicata alla leggerezza, e poi forse meno ricordata la novella di Madonna Oretta, che invece è la prima sempre della sesta giornata, che è dedicata, che è introdotta all'interno della voce rapidità, della lezione americana rapidità. Io però non voglio partire di qua, qui voglio finire, voglio iniziare invece dal 1949. Un anno, come ci ricorda Fiammetta Cirilli, che nel numero del bollettino di italianistica diretto proprio dal professor Giorgio Inglese, che è qui vicino a me, nel 2013, dedicato a Italo Calvino, ha lavorato proprio sui rapporti fra Calvino e Boccaccio, più guardando a Boccaccio, no? Cioè quanto di sensibilità boccacciana potevamo trovare nella sua scrittura. Però, dicevo, in questo contesto Fiammetta Cirilli ricorda un articolo che è apparso proprio il 23 dicembre del 1949 sull'Unità. È un articolo, diciamo, in sé d'uso nel periodo natalizio, cioè quello di indicare delle strenne da comprare, no? Da consigliare ai lettori. E il nostro Calvino indica, possiamo proprio dire, dei classici per rango o di età o di genere, permettetemi questa differenziazione, perché indica innanzitutto le strenne per i bambini, per i giovani, e sono tutti classici: c'è Tom Sawyer di Mark Twain, I Miserabili di Victor Hugo, Capitani Coraggiosi di Rudyard Kipling, no? I classici di così, tutti noi li avremmo sentiti nominare nella nostra storia. Poi dice che ci sono anche dei testi che forse vanno bene per le donne, e naturalmente non può non citare due autrici che sono nella Scuderia Einaudi, e vale a dire È stato così di Natalia Ginzburg e Menzogna e sortileggio di Elsa Morante. E poi c'è quella che lui definisce per i grandi, bambini, donne, grandi. È qui che si colloca Boccaccio. Boccaccio è il Decamero, appena uscito sempre presso Einaudi nella collezione dei millenni, è indicato come il testo ideale. E questo testo è consigliato anche per una ragione vagamente politica. Cito quello che scrive il nostro Calvino. Mi sembra che quest'anno, ricordatevi 49, rileggere Boccaccio possa acquistare un sapore particolarmente significativo. Col venticello che tira di clericalismo miracolistico e gabbamondo, l'ipocrisia ridiventata costume delle classi dirigenti, questo primo capolavoro della narrativa italiana, così eternamente moderno nell'eleganza del suo periodare e nella disincantata e partecipe conoscenza degli uomini, riacquista il suo antico vigore di rottura con il Medioevo, di affermazione di una visione realistica del mondo. Dunque, Boccaccio e il Decameron si prospettano per due linee essenziali, fondamentali: la rottura con il contesto, direi, sociopolitico. Così come Boccaccio rompe con il Medioevo, la sua scrittura anticlericale, chiamiamola così, rompe con un contesto storico che Calvino sente in questo momento pieno di clericalismo miracolistico e gabbamondo.
ma sono due termini straordinari che soltanto, come dire, la precisa semplicità calviniana può riuscire a mettere insieme, e che sono, come dire, espressioni quasi quasi a formare un dittico, no? Perché il miracolismo è anche una forma di gabbare il mondo, quindi tutto sommato indicano proprio, come dire, il desiderio di portare lontano dalla realtà, quindi di raccontare qualcosa che con la realtà non ha niente a che vedere. E invece Boccaccio è antidoto, perché Boccaccio ha la visione realistica del mondo che rappresenta. Non solo, ma anche l'ipocrisia può combattere delle classi dirigenti. Perché? Perché la sua lingua dice la verità del mondo che rappresenta. Quindi Boccaccio è l'autore che fonda una narrativa realistica e veritiera, cioè una rappresentazione del mondo vicino a una lettura realistica del mondo, abbinata, accompagnata dall'eleganza del suo periodale. Razionalità, direi precisione, stile, sono tutti temi che sono ovviamente particolarmente cari al nostro Calvino. Ma Calvino non si ferma qui, aggiunge: in questa edizione per Strenna il testo completo e nudo ha per unico commento un assortimento di illustrazioni, che sono la sua vera novità. Comunemente le parole Boccaccio e Boccaccesco ci risvegliano alla mente immagini di soddisfatta giocondità pagano-rinascimentale. Abbiamo visto che grande importanza nella biblioteca il Cinquecento, no? Quindi sappiamo che questo è particolarmente caro a Calvino. Soggetti di pitture assai posteriori, da Tiziano, da Rubens, siamo nel 600 lentamente qui. Figuriamoci in una recente edizione il Decamero illustrato dal più volgare cartellonista di bellezza l'americano, il Boccasile. Invece, lo spirito della prosa di Boccaccio è tutt'altro. La realtà della vita è rappresentata in lui con tutta la trepidazione della scoperta, insieme la onesta purezza di una conoscenza chiara. È il primo uomo del 300 che è sicuro d'avere i piedi saldamente piantati sulla terra. Quindi, già nel 49, Boccaccio è l'autore che rappresenta nella narrativa breve, d'altronde l'ha sempre detto Calvino che amava il racconto, no? Più che il romanzo, quindi nella scrittura breve rappresenta lo strenuo lavoro di decostruzione, no? La scoperta continua di quella che è realtà, e quindi purezza di onestà nella ricerca che lo porta a una conoscenza chiara, a una conoscenza precisa, ma con i piedi saldamente sulla terra, quindi con una rappresentazione che non si allontana, come vorrebbe Balthasar Rosa in quello splendido saggio sul Decameron, delle opere della letteratura italiana Einaudi, che non si allontana mai dall'umano e dall'umanità e dalla sua rappresentazione. Quindi l'elemento, di raccordo può essere visto in questa capacità di restare legata al realismo senza sottovalutare l'elemento della figuratività, no? Questa strana è particolarmente bella perché è accompagnata da nient'altro che da immagini. Non ci sono note, non ci sono orpelli, non ci sono commenti oltre a quelli necessari per la comprensione, però ci sono le figure, le immagini. Altro elemento fondamentale, e questo lo sappiamo particolarmente caro a Calvino, è l'immagine, no? Relazione sulla visibilità, che naturalmente non cita, non potrebbe citare Boccaccio, che penso che Dante, chiedendosi che cosa piove, no? Perché Dante dice che l'immaginazione piove da Dio, l'immagine viene da Dio, che cosa piove dentro la vita dell'uomo moderno. Però che Calvino dice che l'immagine è stata anche lo strumento fondamentale della sua concezione della narrativa. Laddove pensa a qualcosa
ci dice probabilmente che da ragazzo, lo ricordo un'intervista del 2003, da ragazzo non aveva idea di cosa volesse fare da grande, inizia a scrivere piuttosto presto, ma prima di cominciare a scrivere la mia passione era il disegno, facevo caricature dei compagni e dei professori. Chissà se, come dire, Calvino era a conoscenza di quanto anche Boccaccio ci messo a disegno, sappiamo che parte dei disegni che accompagnano la Rito 90, su cui poi è stata fatta l'edizione del brano, che è aperto all'edizione moderna del Decameron, e di cui nella libreria Calvino conserva due copie dell'edizione degli anni 80 e divulgativa, no? Quella del brano del 75, poi è anche fatto un'edizione nella Universale, che è appunto nel 1982, in cui, come sappiamo, tornò a origine, Boccaccio ha addirittura fatto delle immagini con cui ha accompagnato le sue note, quindi anche lui già amava disegnare sui manoscritti degli altri, in cui Dante ci dà questo che ci faceva la mente, naturalmente disegnando la mente sul suo. In effetti c'è una certa figuratività, anche nelle citazioni boccacciane di Madonna di Cavalcanti, no? L'immagine di Cavalcanti che ci dà la leggerezza è l'immagine di un salto, cioè la figura di un corpo che va al di là delle sue reali, quindi c'è una figura di vista. E addirittura la novella di Madonna Moretta è una metafora, nel senso che usa un'immagine, una figura, un cavallo, un andare a cavallo per parlare e raccontare. Ma su questo ci torneremo. Mi preme invece fare un riferimento ad altri due luoghi boccacciani, scusate, calviniani di Boccaccio, in cui compare Boccaccio, in cui compaiono delle novelle anche di Boccaccio, non propriamente l'intero piano al quale però. La prima è un saggio del 1974 in cui il nostro Calvino, interessatissimo ai castelli, come sapete, Castello Zingo Ciani è lì alle porte, scrive una relazione niente poco finito che per il volume Castelli e Fortificazioni del 2000 italiano. Questo scritto, Castelli, Delizia e Castelli del Terrore, parla appunto della struttura Castello e fra le varie cose dice quanto segue. Se per vedere dei castelli non come simboli, ma come ambienti realisticamente vissuti, ci rivolgiamo poi a Boccaccio, realismo Boccaccio, torna qui nuovamente, troveremo un borgo fortificato come Castel Guglielmo sulla strada tra Ferrara e Verona, che al mercante Renato d'Este, derubato e denudato dai masnadieri, si presenta inaccessibile con le porte serrate e i monti levati. Manuscio, contro il quale il derelitto scoppia a piangere, comunica col magno di una piacente vedova che lo invita a entrare al caldo e giustamente lo indennizza, immaginiamo come, delle sue lettere. Siamo già lontani dall'atmosfera incantata dell'avventura dei cavalieri erranti, ma riportato con un sogno borghese antropico, il nesso castello desiderio si ripropone con lo stesso schema e non manca l'immagine opposta, il luogo della sopraffazione, dell'impedimento e dell'imprigionamento riportata all'attualità nella novella del masnadiero Gino di Tacco, secondo la decima di giornata adesso, che assalta il viaggiatore e trattiene la sua rocca di Radipote come ospite forzato l'abate di Cluny. La citazione di queste due novelle è molto importante perché sono due novelle che apparentemente, potremmo dire, appartengono a Boccaccio che la critica ha definito più tradizionalista, perché la novella di Rinaldo d'Este era la seconda giornata, le cosiddette novelle d'avventura, quelle per cui, come dire, la tradizione critica ha detto, rimane, diciamo, il Boccaccio più legato ai valori feudali, ai valori
che è sfortunato invece riesce a godere una buona notte, diremo noi, anzi dice Boccaccio in questo specifico caso. Quindi l'appartenenza borghese di Boccaccio, così come il Tabello stesso ci dice, gli consente di vedere il castello non più come un luogo di avventure fantastiche e di amori irreali, ma come soddisfacimento fisico naturalistico di un amore senza dubbio più reale e più verico. La citazione poi di Dino di Tarco è particolarmente importante perché è perché Dino di Tarco risarcisce innanzi da parte di Cunì risarcisce un peccato della fortuna, quindi è la visione della fortuna che ha condannato il masnadiero di verità a comportarsi in quel modo perché è stato detto in povertà, no? Se invece la fortuna non l'avesse maltrattato avrebbe potuto dimostrare la grandezza del suo amore. Ed è il punto in cui la fortuna più si allontana dalla idea medievale di fortuna, perché da di fortuna, perché qui la fortuna è il caso, la fortuna è il destino, è il largo modo di, diciamo, di congiunarsi delle coincidenze nella vita dell'individuo. Altra novella che viene citata è nelle Fiamme Italiane. Nelle Fiamme Italiane si cita la novella del Peluccio da Perugia come fonte in questo caso, ancora una novella della seconda giornata, ancora una novella che non ha niente posso individuare le fonti tradizionali come gran parte di questa giornata, anche se la dedicazione era più tradizionale. Ancora una parte di cui la fortuna non è fortuna in senso trascendente del termine, ma in senso di sorte e di caso realistico che si presenta davanti all'individuo, che l'individuo a volte accetta, a volte sfrutta, ma è davanti ai quali a volte soggiacciono. Dunque, anche il cielo è indicato come fonte proficua per la narrativa popolare, proprio perché la figura di questo personaggio contiene in sé tanti elementi che sono cari alla narrativa popolare e alla narrativa popolare che Calvino predice, potremmo dire in questo modo. Una sorta di disincanto, ma anche una sorta di picarismo, in qualche modo l'immagine del picaro è particolarmente cara. Calvino dice spesso che la letteratura avventurosa e picaresca è una fondamentale nella narrativa. Offre anche, come dire, l'idea di una capacità reattiva a quella che è la realtà che si ha davanti, reattiva vuol dire movimento, quindi non stasi, ma continua azione nei confronti di quello che avviene. Quindi, nello sfondo delle elezioni americane si prospetta un Boccaccio le cui caratteristiche fondamentali sono la passione per il movimento dell'intelligenza, oltre che, diciamo, del movimento del proprio del viaggio, dello spostamento, no? Altro termine, immagine carissima a Calvino, lo sappiamo, è la sede, il labirinto, il Boccaccio pieno di questi elementi. Il suo realismo dei piedi piantati per terra, come abbiamo detto, la sua modernità rispetto ad una tradizione. E quindi la sua capacità di adeguarsi a una varietà infinita di realtà si rende attraverso un onesto parlare, cioè un parlare preciso. Arrivo così alla chiusura di questi 20 minuti, sono già arrivati un secondo, diciamo, il mio taglio che ho sotto. Le lezioni americane. Allora, le lezioni americane ci presentano il movimento, innanzitutto, l'ultima cosa che ho detto. Perché è vero che la novella di Cavalcanti, la 6-9, serve per parlare di Cavalcanti, serve per parlare di Boccaccio, no? Però parlando di Boccaccio, di studenti di Cavalcanti, Boccaccio viene anche citato per la sua capacità di rappresentare la, come dire, la leggerezza di Cavalcanti in contrapposizione, dice proprio,
visuale che bocca a noi. Cavalcanti che si libera di un salto così come colui che leggerissimo era. Quindi ancora una volta Boccaccio e la visualità. Viceversa, quello che importa nella novella di Madonna Letta, la prima di Madonna Letta della sesta giornata, che cos'è? È la metafora naturalmente del cavallo. A tutti è nota la sensazione di disagio che si prova quando qualcuno pretende di raccontare una barzelletta senza essere capace, sbagliando gli effetti, cioè soprattutto le concatenazioni di ritmi. Questa sensazione, attenzione, è evocata in una novella di Boccaccio, 6-1, dedicata appunto all'arte del racconto orale, salto tutto. La novella è un mezzo di trasporto con una sua secondo il percorso delle conte, ma la velocità di cui si parla è una velocità mentale. I difetti del narratore maldestro, numerati da Boccaccio, sono soprattutto offese al ritmo, oltre a difetti di stile, perché non usa l'espressione appropriata ai personaggi e azioni, cioè per vedere anche nella proprietà stilistica si tratta di prontezza dell'adattamento, agilità dell'espressione. Potremmo dire che in un certo senso, ancora una volta, l'errore che Boccaccio sottolinea secondo Calvino è l'incapacità di far aderire realisticamente la lingua, la forma, a ciò che questo cavaliere sta disperatamente cercando di raccontare. Allora, da questo punto di vista si capisce perché Boccaccio è così tanto presente nella libreria e nella biblioteca del nostro Calvino, perché probabilmente per lui, anche se i classici iniziano dal 500 in poi, è però Boccaccio l'origine di molte cose, della cultura, della scrittura realistica, della capacità intellettiva, del razionalismo narrativo, della normazione narrativa, no? Allora, perché c'è un Boccaccio più grosso? Questa era la domanda che mi era stata probabilmente posta da Laura Nicola su questo periodo, perché c'è un volumetto di opere, pure di Bruno Mai, uscito da Zanichelli nel 67, nei classici italiani, il quinto dei classici italiani, insieme a una serie di opere apparentemente storiche, perché c'è la caduta di Costantinopoli, scusate per dire qualcosa, ecco qui, anche storie molto antiche, no? C'è Ginardo, la vita di Carlo Magno, ci sono le storie dei Bardi, c'è la storia del Longobardi di Paolo Diago, che peraltro non voglio ricordare l'importanza della descrizione della testa di Boccaccio, insomma, diciamo che ci sono i pensamenti, la storia della rivoluzione francese, poi ci sono Boccaccio, che però non la compagnia, perché insieme c'è Gianni Stuparic, insieme a Umberto Sava, con i miei occhi. Allora io sono andata a vedere che cosa c'è in queste opere, perché è una trilogia, è una scelta. Allora, di tutte le opere che sono trilogizzate, Calvino possiede il testo, le leggi della Fiammetta, il Partisolano, il filosofo presente, la Vecchia, cosa c'è qui che lui non ha? Una scelta da leggere il giro di c'è persino il Cardinale dell'Opera di Dante, lui ha una raccolta sulle opere di Dante, sugli scritti boccacciani di Dante. Allora, mi sono detta queste due cose. Se scappiamo il fatto che magari non sono detto che c'è la fine, non si deve fare niente, nel suo caso assolutamente non plausibile, in fondo le genealogie sono una storia pagana, sono la storia di una cultura. E quindi probabilmente lì poteva trovare quelle indicazioni sulla storia greca, sui miti greci, sui valori fondamentali della cultura e della storia italiana. Chi lo sa, forse le volte senza dare, spero che non me le voglia.
straordinario di letteratura italiana qui da noi, ha importanti pubblicazioni, ha commentato l'Adone, ha commentato il Satire di Ariosto, i pensieri di Leopardi, ampio arco quindi di interessi letterari, ha pubblicato una notevole guida alla lettura della Gerusalemme liberata e vorrei dire sta per risolvere uno dei nostri grandi problemi di filologia italiana, cioè l'edizione del poema Tassiano. Prego. Grazie. Grazie, grazie a Giorgio Inglese e soprattutto grazie a Laura Di Nicola per l'invito. E sono perfettamente consapevole che sono le 19.06 e che quindi diciamo, il tempo è per la gran parte già passato, farò soltanto una parte dei riferimenti che avevo preparato, anche perché nella distribuzione dei compiti che Laura ci aveva assegnato questo pomeriggio a me toccava un argomento temibile, cioè la presenza, l'influenza, l'incidenza della poesia ariostesca, soprattutto dell'Ariosto del Furioso all'interno dei testi di Calvino. E dunque, come tutti quelli che si sentono poco sicuri, avevo preparato una quantità di materiali che adesso non leggerò, però vorrei partire almeno da... l'argomento è stato trattato da una serie di studiosi che cito una volta per tutte, per scrupolo. Cioè, hanno scritto su Ariosto e Calvino Mario Barenghi, Stefano Verdino, Petersen, Edoardo Antonio Saccone, Nicosia, ma insomma ne sto perdendo anche altri. E forse i saggi che ci interessano di più sono, forse l'unico che citerò nel dettaglio, è quello di Stefano Verdino. Allora, però in questo caso su Calvino e Ariosto è molto interessante, tutti voi avete in mente naturalmente questa cosa qui, e cioè l'Orlando Furioso raccontato da Calvino, però devo dire la pagina che io trovo più interessante, soprattutto perché avviene diciamo in tempi non sospetti, e cioè qualche anno prima che a Calvino arrivi dalla RAI l'incarico a trasmissioni radiofoniche sul Furioso, è un testo del 59, tre correnti del romanzo italiano d'oggi, è un testo che gli specialisti conoscono bene ma che è interessantissimo, perché Calvino sta nel concreto, ed è il Calvino del 59, cioè a 36 anni ha appena finito la parabola degli antenati, Calvino sta commentando la narrativa contemporanea. La cosa interessante, vi leggo solo alcuni pezzetti e forse il mio intervento si limiterà al commento di questa paginetta, e a un certo punto ha la necessità di collocarsi all'interno della narrativa contemporanea e dice: anch'io sono tra gli scrittori che hanno preso le mosse dalla letteratura della Resistenza, ma quello a cui non ho voluto rinunciare è stata la carica epica e avventurosa di energia fisica e morale. Salto. Ho anche studiato le fiabe popolari e ho pubblicato una raccolta di fiabe italiane, che era il lavoro che l'aveva occupato nella parte centrale degli anni 50. Guardate, mi interessa della fiaba il disegno lineare della narrazione, il ritmo, l'essenzialità, il modo con cui il senso di una vita è contenuto in una sintesi di fatti, di prove da superare, di momenti supremi. Dopodiché, con un passaggio molto significativo, passa dal lavoro fatto sulla fiaba ad Ariosto. E questo già pone un problema, cioè la coesistenza, la complanarità o la differenza tra il lavoro sulle fiabe e il lavoro che negli anni Calvino avrebbe svolto su Ariosto. Così mi sono interessato del rapporto tra la fiaba e le più antiche forme di romanzo, come il romanzo cavalleresco e i grandi poemi del nostro Rinascimento. Tra tutti i poeti della nostra tradizione, quello che sento più vicino e allo stesso tempo più oscuramente affascinante. Oscuramente. Comincia questa retorica dell'indefinito che Calvino applica ad Ariosto. E Ludovico Ariosto, e non mi stanco di rileggerlo, questo poeta così assolutamente limpido e senza problemi, eppure in fondo così misterioso, così abile nel celare se stesso, un incredulo italiano del Cinquecento, qui poi scatta un paragone interessante con Machiavelli che salto,
anche se forse lo leggo in omaggio a Giorgio Inglese, un incredibile italiano del Cinquecento che trae dalla se avessi accettato che trae dalla cultura rinascimentale un senso della realtà senza illusioni. E mentre Machiavelli fonda su questa stessa nozione disincantata una dura idea di scienza politica, egli si ostina a disegnare una fiaba in cui, come vedete, Ariosto viene proiettato su questo orizzonte. Ariosto così lontano dalla tragica profondità che un secolo dopo avrà Cervantes, ma con tanta tristezza nel suo continuo esercizio di levità ed eleganza. E poi la conclusione, perché guardate, così si chiude una riflessione critica che Calvino svolge sulle correnti del romanzo contemporaneo. Cioè a un certo punto smette di parlare dei romanzi contemporanei come aveva fatto nelle pagine precedenti e chiude su Ariosto. E chiude con una domanda retorica. È evasione il mio amore per Ariosto? No. Egli ci insegna come l'intelligenza viva anche e soprattutto di fantasia, di ironia, d'accuratezza formale. Tutte lezioni attuali, saltato un pezzetto, necessarie oggi nell'epoca dei cervelli elettronici e dei voli spaziali, e un'energia volta verso l'avvenire, ne sono sicuro, non verso il passato, quella che muove Orlando, Angelica, Ruggero, Bradamante, Astolfo. Dunque, un'energia propulsiva. Appena finito di scrivere Gli Antenati, siamo al di qua dell'incarico delle trasmissioni radiofoniche, ma Ariosto viene utilizzato come una sorta di posizionamento di Calvino all'interno della letteratura contemporanea. E nella... adesso salto la lettera in cui risponde all'incaricato della RAI. Salto la lettera in cui risponde all'incaricato della RAI di essere interessato al lavoro che gli viene proposto. Insomma, è un passaggio interessante, ma insomma dico solo questa cosa: l'applicarmi a questo studio erostesco sarebbe una cosa che mi resta per la vita, per la vita virgolettato. Ed è interessante a proposito di quello che diceva all'inizio Francesca Rubini sulla distribuzione cronologica dei volumi arioteschi all'interno della biblioteca di Calvino, con solo un testo prima della zona cruciale degli anni 60. Questa lettera è del marzo del 65. Ora, vengo ai punti che mi ero segnato rispetto all'operazione che nel concreto Ariosto fa sul testo del Furioso. Distribuisce tutto il poema in 22 capitoli. E vi segnalo subito, perché devo tagliare bruscamente su quello che avevo preparato, due passaggi. Calvino punta sul momento che, diciamo, i lettori del Furioso si ricorderanno bene, il canto in cui congiuntamente compaiono Rodomonte, Orlando Pazzo e Angelica, che è un canto decisivo, il canto 29. E poi la cosa forse più interessante è che tutti voi ricordate come finisce il Furioso. Il Furioso finisce finalmente col matrimonio di Ruggero e Bradamante, che è, diciamo, il coronamento del disegno encomiastico, l'approdo della dinastia Estense e tutto quello che sappiamo. Nel racconto di Ariosto, organizzato da Calvino, il 22esimo e ultimo capitolo si intitola Fine di Rodomonte. Cioè, il poema finisce con la morte di Rodomonte, cioè del personaggio più oltranzista, più travolgente da un punto di vista di energia vitale. E questo mi porta a selezionare, veramente sono... È andato via Giorgio, forse abbiamo... Però parlo davvero 15 minuti. I punti che mi ero segnato, da sviluppare forse con un po' più di dettaglio in un'altra occasione, sono stati richiamati sia da Luca prima, forse anche da Marco Grimaldi, impliciti erano anche nelle osservazioni che ha fatto Monica Storini poco fa. Intanto questa linea che Calvino teorizza, Ariosto, Galileo, Leopardi, come una delle più importanti linee di forza della nostra tradizione letteraria. Ora, su Galileo ha parlato Luca e Leopardi è ricorso in diversi interventi. E Galileo e Leopardi è un binomio che funziona benissimo, perché se voi aprite la crestomazia di Leopardi, l'autore più presente è Galileo. Quindi quel dittico funziona bene. La cosa interessante è che Calvino, diciamo, costruisca una terna in cui il primo dente è rappresentato da Ariosto, costruendo dunque una linea all'insegna di esattezza, precisione, eleganza. Lettera di Calvino ad Antonio Prete del 1984,
Le operette morali sono il libro da cui deriva tutto quello che scrivo. Quindi Galileo, Leopardi, ma a monte, con una scelta in qualche misura da analizzare, la leggerezza ariostesca. In realtà credo che Ariosto, togliendo quella questione di fiabe racconto cavalleresco, che pure è una cosa interessante, perché è in parte, dico, una cosa forse un po' diversa da quella che diceva Marco verso la fine del suo intervento. Per quello che riguarda le favole, Calvino a un certo punto dice: il disegno delle fiabe è lo schema insostituibile di tutte le storie umane, il disegno di grandi percorsi esemplari in cui una personalità morale si realizza muovendosi in una natura o in una società spietata. Dunque c'è questo elemento della personalità morale, di un percorso morale, che, diciamo, forse tutti noi in qualche modo proiettiamo sulla nostra lettura degli antenati. Ma insomma, i punti sono, e veramente li elenco soltanto, quindi questione fiabe versus o trattino un poema cavalleresco. La questione che interessa in primissima istanza a Calvino di Ariosto è l'intelligenza strutturale, cioè la gestione demiurgica della narrazione. È qualcosa che in parte ha richiamato Monica nel suo intervento. E qui, diciamo, gli studiosi, soprattutto Verdino, Barenghi, hanno molto insistito sul fatto che Ariosto funziona bene per alcuni concetti chiave per Calvino, e cioè mappa, naturalmente, labirinto e anche enciclopedia. Enciclopedia nel senso di enciclopedia aperta. Non è possibile, la totalità epica è andata persa, il mondo si può descrivere in questo girovagare che però prevede un'intelligenza strutturale, prevede un'intelligenza organizzatrice. Secondo, penultimo aspetto, l'energia narrativa. Qui vi leggo forse un pezzetto, vale la pena leggerlo. Io credo che del Furioso a Calvino interessi e quasi cerchi in modo, in qualche misura, diciamo, cerchi di assorbire da quella fonte soprattutto l'energia vitale che avverte nel Furioso. E vi leggo soltanto un paio di pezzetti. In principio c'è solo una fanciulla che fugge per un bosco in sella al suo palafreno. Sapere che sia importa fino a un certo punto, cioè l'importante è che scappi e che indietro ci siano tutti gli altri. È la protagonista di un poema rimasto incompiuto, che sta correndo per entrare in un poema che è appena cominciato. Rolando innamorato, furioso. E il movimento come legge fondamentale. E poi guardate anche verso la fine, quella che vi dicevo. Vado avanti a raccontare così di corsa, perché mi è presa una grande nostalgia di un personaggio che incarnava la dignità comica più forte di tutte le dignità tragiche, Rodomonte. E quindi anche Calvino si mette a correre per inseguire la narrazione, per andare a prendere dignità comica. È un elemento interessante, sembra quasi un ossimoro. La dignità comica più forte di tutte le dignità tragiche. Perché? Perché Rodomonte è l'eroe dell'energia irrefrenabile. Dello strapotere fisico, in un certo senso, che trova corrispettivo, ed è infatti un'immagine che Calvino sottolinea molto, nello strapotere di Orlando diventato bestia. E lì Calvino usa un'altra immagine straordinaria, che la critica ariostesca ha utilizzato solo in parte. Calvino diventa un'immagine poetica vivente. E va bene, arrivo all'ultimo punto, e cioè la questione dell'ironia. Cioè, voi sapete che c'è, sono a 13 minuti, quindi 2 minuti sull'ironia. E voi sapete che c'è una vulgata su Ariosto e l'ironia, che, diciamo, una lunghissima tradizione che adesso io qui non riprendo, non commento. Ma vi leggo un paio di pezzetti che lo stesso Calvino scrive. E chi è questo Ludovico Ariosto che alle geste cavalleresche non crede eppure investe tutte le sue forze, le sue passioni, il suo desiderio di perfezione a rappresentare scontri di paladini? Chi è questo poeta che soffre di come il mondo è, eccetera? E soprattutto,
pagina 12. L'Orlando Furioso nasce in una Ferrara in cui la gloria guerriera è ancora il fondamento di ogni valore. Però, dice Calvino, e questo è un passaggio diciamo, sul quale la critica ariostesca è arrivata non tantissimo tempo fa, il poema si sdoppia continuamente su due piani temporali, quello della favola cavalleresca, cioè di Orlando e di tutti gli altri, e quello del presente politico-militare. Una corrente di impulsi vitali, dunque di nuovo energia, persino impulsi, si trasmette dal tempo dei paladini, o gran bontà dei cavalieri antichi, alle guerre italiane settecentesche, cioè al momento di crisi massima del Rinascimento italiano. La cosa che mi sembra interessi di più ad Ariosto, di Ariosto a Calvino, è questo elemento di contemporanea vitalità, gestione narrativa perfetta e tuttavia consapevolezza, lo scuro fondo negativo, per cui l'Ariosto di Calvino è un Ariosto non più all'insegna dell'ironia, ma all'insegna di un disincanto, di una prospettiva amara, oscuramente amara direbbe Calvino, che diciamo sulla quale si può ragionare in termini di identificazione parziale, autobiografica, insomma la sostanza di un mondo di paladini che in realtà dialoga continuamente attraverso una serie di scariche con il mondo contemporaneo, che è un mondo, lui descrive, gli accenti di amarezza per gli strazi dell'Italia contemporanea. Quindi può essere un elemento interessante. E vi ringrazio molto. Grazie. Grazie, allora do solo delle informazioni, però permettetemi di ringraziare i colleghi di questo importante incontro, direi il nucleo fondamentale dell'Enciclopedia Calvino, la voce letteratura, che è punto d'inizio di tutto. Quindi i prossimi appuntamenti sono venerdì 26, in quest'aula incontriamo gli psicanalisti e il progetto dedicato a Calvino e la psicanalisi in collaborazione con la Società Psicanalitica Italiana. E ricordo anche che mercoledì 31 invece dedichiamo il nostro progetto a Calvino e il cinema. Aggiungo, a proposito di prossimi appuntamenti, che mi pare che questo incontro di oggi rappresenti un primo appuntamento dedicato alla letteratura, dedicato alla letteratura italiana in particolare, per concludere proprio riprendendo quanto ha detto Emilio Russo, insomma la linea Ariosto Galileo Leopardi, di cui appunto anche parlato Luca Marcozzi, significa che il prossimo appuntamento sarà dedicato senz'altro a Galileo e Leopardi, quindi ecco naturalmente più avanti. Però desidero innanzitutto ringraziare il Dipartimento che massicciamente, in modo così autorevole, e appunto Luca Marcozzi che, come ha ricordato Giorgio Inglese, è come se fosse una parte diciamo estesa del nostro Dipartimento, veramente grazie. È stato un incontro decisivo e importante di partenza. Grazie.